Angela. Buonasera, mi si sente? Apri. Di silenzio, accomodiamoci in silenzio e ascoltiamo gli alunni che ci dicono. Grazie. I come noi. I come insieme attraverseremo un nuovo mondo. N come noi che vogliamo arrivare fino in fondo. Come troviamo nuove avventure da vivere assieme. E come emozioni che diventano estreme. G come grandiose le persone che conosceremo. R come regalarci qualcosa. R come regalarci qualcosa di cui non ci dimenticheremo. A come altro, il compagno con cui cammineremo oltre il disagio. Bene. Bene. Allora riprendiamo i lavori. A me il compito di coordinare questa prima sessione. Dicevo, a me il compito di coordinare questa prima sessione. Intanto non nascondo una particolare emozione per l'invito di Fausta. La ricerca, l'impegno, la quotidianità si lega a storie, a strutture biografiche, e quindi oggi, ascoltando il suo intervento, ho ritrovato l'energia, l'elemento incarnato di una storia, quella che è comune a alcuni di noi. Vedo Claudia Fausta Sabbatano, vedo Maura Striano, ad una grande maestra della pedagogia italiana, la nostra maestra, e oggi guardando Fausta ritrovavo quell'energia. Vedo Francesco. E naturalmente l'emozione penso sia un elemento che contamina tutti noi, e d'altra parte un legame particolare che lega questo territorio anche al percorso che ognuno di noi ha svolto. E pur essendo impegnato in un altro territorio, quello salernitano, che vive altre complessità, è sempre molto importante ritrovare le proprie radici. E qualche riflessione sintetica vorrei farla anche sulla originalità di questo progetto. E
Oggi gli studi pedagogici sono frammentati nei settori scientifico-disciplinari, cioè la ricerca italiana non è una ricerca che elabora in ragione di gruppi eterogenei, come tutta la ricerca internazionale, ma molto spesso opera su gruppi omogenei, legati ad un settore, legati ad un ambito. Questo impoverisce la possibilità di un confronto vero, aperto, che tocchi non solo la ricerca con la parte universitaria, ma anche un mondo senza il quale la ricerca pedagogica e didattica non ha ragione di esistere, quello degli insegnanti e degli educatori. Se tutti gli ambiti di ricerca hanno una possibile autonomia, la ricerca didattica e pedagogica si fonda sul rapporto che c'è con questa straordinaria esperienza che è l'insegnamento, e rimane centrale il tema dell'educazione. Quindi l'elemento interessante di questo metodo, devo dire, è questo principio di concorrenza non gerarchica, questo principio di reciprocità non gerarchica, questo principio di riflessione come processo e non come elemento dichiarativo, questo superamento di una tendenza deriva che sta toccando troppi luoghi della nostra società, che è la deriva dichiarativa. Qualche tempo fa, nel corso di una conferenza al Collège de France, un filosofo di Strasburgo, Alain Petit, parlò della deriva dichiarativa nell'ambito educativo, di come l'elemento della diagnostica costante, perpetua, ritroviamo le ragioni, allontani l'azione dell'insegnare e ci riporti a ricercare necessariamente il problema e lo scopo, ignorando che l'insegnamento avviene appena abbiamo il primo contatto con l'altro. Non ci dà il tempo di quella fase di diagnostica lunga, ma l'insegnamento in sé diagnostica. L'insegnamento in sé, ma non devo citare Maturana, Varela, non voglio distaccarmi dalla posizione di Fausta costruttivista, ma l'insegnamento è un processo circolare nel quale la progettazione c'è quando agisco, nell'azione e non prima. E quell'azione è l'elemento e la grande sfida che è dietro la nostra attività. E la concorrenza, un quadrilatero, mi ha molto colpito, un quadrilatero, l'elemento di reciprocità, di corresponsabilità istituzionale. Fausto ha richiamato implicitamente due fasi della nostra storia importanti, il 92, la legge 104, la prima legge di sistema vera, e nel 2000 la 328, la seconda legge di sistema vera, una sulla disabilità e una sul sistema sociale, entrambe disattese perché la cultura della corresponsabilità e del principio di coprogettazione responsabile è stata disattesa. Si è costruito un percorso senza prevedere l'elemento di transizione. La transizione si realizza quando si prevede la transizione e la cerniera, cioè l'elemento che ci appartiene e l'elemento di cambiamento che è di fronte a noi. E questo tema è il tema dell'incontro delle istituzioni. Quando ho ascoltato l'idea di assumersi una responsabilità che non vada fuori dal proprio confine istituzionale, significa in qualche modo invece responsabilità, grande responsabilità, principio di responsabilità. L'altro elemento interessante, l'ho detto, ho rincontrato il mio amico Roberto Farnè, che ha fatto un intervento di rottura, molto spinto, e che io, come sempre fa, perché ormai da molti anni ci incontriamo, l'elemento di provocazione è un elemento di frattura, no? Che apre poi le discussioni, ha posto al centro il tema della educazione. Roberto, insomma, ci sollecita. Io penso che questo progetto ci richiami a una ridefinizione di che cos'è l'educazione. Cioè, l'educazione non può essere collocata in un ambito, è un valore della comunità. E io credo che nel 96 la conferenza di Salamanca, introducendo fortemente il principio dell'inclusione, che poi è stato elaborato diversamente in diversi paesi europei, ha richiamato tutti noi a un diverso concetto di educazione. Educazione non come elemento di appartenenza di una istituzione o della famiglia, ma come responsabilità della comunità. Cioè, inclusione equivale
prevalentemente all'idea che non è possibile realizzarla soltanto da parte di qualcuno. Quindi il tema anche di questa nostra sessione è discutere criticamente su questo aspetto. La funzione, e chiudo, della Chiesa e di altri soggetti dell'educazione è incarnare l'educazione. E quindi siamo partiti dall'elemento dichiarativo, ritroviamo alla fine di questo percorso l'elemento di superamento, incarnare l'educazione. L'educazione è in sé, atteggiamenti, comportamenti, condotte, che se non sono condivisi da una comunità rischiano di chiamare educazione quello che fa la camorra. Quello che fa la camorra, che è cosa molto diversa, è un'inculturazione che non ha nulla a che vedere con un progetto di società. Allora l'isolamento, l'elemento di angolare va riportato nel determinare la responsabilità comunitaria del senso di educazione. Credo che questo tavolo ci aiuti in questa nostra, in questo nostro percorso, e quindi introduciamo i nostri ospiti, i colleghi Gaetano Iaia dell'Istituto di Scienze Teologiche di Capua, che ci farà il suo intervento sul valore del soggetto dell'essere, e saremo molto attenti, ci condurremo questo percorso su ogni intervento, dando per ogni intervento un piccolo elemento critico. Gli interventi sono di 20 minuti e poi se c'è la possibilità che qualcuno possa fare qualche domanda al tavolo, naturalmente ai relatori, penso che possa essere molto produttivo in una visione molto più dinamica del confronto. La parola al professor Iaia. Grazie, prometto, farò di tutto per essere anche forse meno nei 20 minuti. Un attimo di aggiustamento tecnico. Sì, adesso mi devo cambiarmi gli occhiali perché... Non si sente? Ah, così sì, va bene. Adesso mi organizzo. Eccoci qui. Per certi versi, rispetto a una prima versione che avevo inviato come abstract, che è quella poi riportata come titolo nel programma, ho fatto una piccola aggiunta, che è in verità il titolo principale che adesso il contributo che mi permetto di darvi. Tu mi porti più di quanto io non abbia già. Perché inizialmente, quando cominciai a preparare qualcosa per questo convegno, e ringrazio Fausta e Gennaro per avermi coinvolto, io che non mi occupo di educazione, perché io di fatto non me ne occupo, ho provato a occuparmi di teologia, delle religioni, e oggi mi occupo di fenomenologia francese contemporanea, quindi è una cosa che c'entra forse poco. Però quando ho cominciato, inizialmente avevo pensato a dedicare il mio contributo a Levinas e Lacan, due personaggi singolari del pensiero d'Oltralpe, e poi alla fine mi sono reso conto che forse era già Levinas bastevole di impegno mentale, considerando che avrei parlato più o meno alle 5 del pomeriggio. Allora ho scelto Levinas, e quindi la prospettiva del senso del soggetto e dell'essere alla luce di Levinas. Perché Levinas, pensatore francese, chi non lo conosce è pregato di andarsi a informare quantomeno su Wikipedia, facciamo più presto se rinviamo ad altre fonti comunque abbastanza utilizzate. Perché? Perché Levinas riorienta, ed è questo l'elemento che a me piace di lui, riorienta l'etica, non la morale, quella ha bisogno di un codice retrostante che è eventualmente una scelta religiosa, politica o di altro genere, ma l'etica in quanto scelta di vita, in quanto regola di comportamento, quindi anche un ateo può vivere un'etica, è Levinas, da non ebreo, non credente per certi versi,
fonda l'etica dicendo l'etica è responsabilità, è giustizia. E quindi alla luce di un'etica come coscienza, come conoscenza, come responsabilità e giustizia, mi è parso giusto dedicare questo contributo a Levinas, al quale più di uno studioso in ambito educativo, soprattutto i teorici dell'istruzione, hanno cercato di interessarsi, soprattutto per quanto attiene alla giustizia sociale, al multiculturalismo o all'educazione morale. Allora, io oggi vi propongo qualche pensiero che si fonda oggettivamente su queste ricerche precedenti, ma vuole indirizzare il pensiero o una rilettura del pensiero di Levinas in prospettiva educativa, cioè considerando come una riflessione sul discorso, quindi sul discorrere, sul linguaggio e sulla soggettività, in altre parole, se volete, una riflessione su quella che potremmo chiamare la riscoperta del soggetto e dell'essere in una prospettiva etica, possa porre davvero in discussione alcuni atteggiamenti che anche Roberto Farnì ha evocato indirettamente, l'atteggiamento liberale, che io chiamo liberale, quello che vede l'educazione come il luogo per lo sviluppo di un determinato tipo di individuo, o l'educazione di stampo neoliberista, che invece privilegia il manageriale, perdonatemi, le prestazioni, lasciamo perdere i termini di altre lingue, le prestazioni, il mercato, la resa. Io sono convinto personalmente che rileggendo in prospettiva critica Levinas si può superare tutto questo. Cosa farò oggi? Tre momenti, tutto sommato abbastanza veloci. Il primo l'ho già superato, l'introduzione. Altri tre momenti, in principio era il linguaggio, il discorso in quanto educazione, una soggettività etica, che poi è quello che mi permette di arrivare alla conclusione. Veniamo al primo. Quello che io vi metto davanti tecnicamente non è una presentazione vera e propria, ma per facilitarvi il compito di seguirmi nei limiti del possibile, vi ho preparato quello che tecnicamente si chiama un handout, che però stavolta non avrete tra le mani. L'handout è il foglio su cui chi vi parla normalmente mette le citazioni che vengono date agli astanti. Io ho preferito fare un handout in PowerPoint, in modo tale che avete quantomeno davanti le citazioni che io di volta in volta vi darò. Allora, primo elemento, in principio, era il linguaggio. Levinas, che è francofono ma è di origine lituana, afferma a più riprese che il linguaggio, e proprio il linguaggio, produce l'essere di una persona. Cioè io sono prodotto, il mio essere si produce producendosi agli altri nel discorso. Il mio essere è quello che si rivela agli altri e che contemporaneamente, se volete in maniera anche paradossale, partecipa alla propria rivelazione. Io nel momento in cui mi do a te, mi do a me stesso. E allora, se questo è vero, cosa può significare? Perché l'idea che il discorso possa essere fondamentale per la mia evoluzione è un'idea tutto sommato abbastanza ovvia. Io cresco nella misura in cui mi relaziono con gli altri. Già Fausta citava prima, io l'ho detto, mi fondo sulle spalle dei giganti, quindi cito Fausta quando citava Dewey, che diceva che ogni comunicazione è educativa, la comunicazione in quanto tale. Quindi se io stasera non riesco a comunicare, non dovessi riuscire a comunicare quello che voglio, non avrò compiuto il mio dovere educativo nei vostri confronti. Dall'altro lato, Buber, altro pensatore comunque determinante per almeno per il Novecento e oltre, aveva suggerito che il rapporto educativo è dialogico, cioè il rapporto educativo non può essere che un rapporto a due, non è mai un rapporto io verso altri.
se volessi metterlo in pratica con un velocissimo esempio, io ora non sto parlando a circa 250 persone che sono qui davanti a me, ma sto parlando con te. Cioè, solo in questa misura e in questa maniera il mio rapporto potrà davvero essere educativo. Allora, Levinas teorizza tutto questo in un testo delizioso, particolarmente impegnativo, che si chiama Totalità e Infinito e che chi si occupa di filosofia dovrebbe conoscere. È un testo nel quale lui studia il come la soggettività si viene a produrre mediante la rivelazione di se stessa agli altri nel discorso. Perché fa questo studio? Perché per Levinas il discorso diventa una risposta etica dell'altro a me. Io devo accettare che nella mia vita il criterio fondamentale di comportamento sia quello che viene chiamato comunemente etica. Il termine etica, lo voglio ribadire, mi perdonerete, per Levinas non indica un codice morale, lo ribadisco sempre, non è un insieme di norme morali, non è un'analisi del comportamento, ma etica significa relazione di responsabilità con l'altro. Relazione che la filosofia occidentale, io parlo modestissimamente da filosofo, la filosofia occidentale ha soppresso. Ed è forse questo il motivo per cui oggi i nostri monologi, dialoghi, perdonatemi, Freud su questo impazzirebbe, i nostri dialoghi sono soltanto monologhi. Ricordo che si diceva tempo fa di un vecchio vescovo che diceva, Monsignore non c'entrate niente voi, non vi coinvolgo, non siete voi, che diceva cos'è il dialogo? Io parlo e tu ascolti. Non è il dialogo. Allora, il luogo della relazione, il luogo dell'infinito, il luogo dell'etica è il linguaggio. Perché se io non parlo, non posso costruire, non posso relazionarmi. Due persone che si guardano si potranno comunicare, ma hanno comunque bisogno di un linguaggio che sarà quello visivo. L'essenza del linguaggio per Levinas è bontà, è amicizia, è ospitalità. Quando il nostro linguaggio non è tale, non permette relazione. L'essenza del linguaggio, in fondo, se dovessi usare un altro termine, è interpellanza, è domanda rivolta a me dall'altro. E in quanto domanda si fa occasione per una mia risposta, la quale a sua volta può diventare interpellanza per l'altro, affinché l'altro dia una risposta a me. L'estraneità dell'altro, la sua irriducibilità a me, si attua appunto come una messa in questione della mia spontaneità. Si attua appunto come etica. In pratica, quello che vorrei cercare di sottolineare è che per comprendere Levinas o quello che lui vuole dire dobbiamo avere il coraggio, per un attimo, Gennaro evocava una epochè all'inizio del suo discorso, quindi è entrato nel mio settore della fenomenologia, stavolta provo io a entrare nel settore dell'educazione, mettete da parte la maieutica. Non c'entra proprio niente, cioè la maieutica, se davvero vogliamo educare, per Levinas non serve. Perché? Perché insegnare significa incontrare ciò che è completamente altro rispetto a me. Io in quest'ottica leggo, non lo dico qui oggi, ma lo dirò poi con calma nel contributo scritto se Fausta lo accetterà. Insegnare significa incontrare ciò che è completamente altro rispetto a me, il diverso. E in fondo, se ci pensate, una idea nettamente in contrapposizione con l'idea di Socrate. Istruire è una relazione non violenta con l'altro che diventa un essere istruito dall'altro, perché è l'altro per Levinas il maestro. Chi insegna è l'altro, non sono io. L'apertura radicale dell'incontro per Levinas
è antipedagogica, perché non è il piccolo, il bimbo, il bisognevole di conoscere, non è il vaso vuoto che io vado a riempire con le mie conoscenze o con le mie esperienze, ma è l'altro con la sua diversità e con la sua interpellanza che offre a me la possibilità di essere insegnato. Cioè è un completo ribaltamento della prospettiva che forse abbiamo pensato fino ad oggi. Perché l'apertura del dialogo è una modalità per me di scoprirmi, di consegnarmi. È una modalità che il dialogo offre, attraverso la quale il dialogo si offre a me, per mettermi a disposizione dell'altro. Quindi il dialogo diventa occasione per essere insegnato. Perché parlare significa rendere il mondo comune, creare dei luoghi comuni. Il linguaggio non può mai esaurirsi nella generalità dei concetti, ma deve gettare le basi di un possesso comune. Cioè non sono io con il mio che vengo da te e ti do quello che è mio, ma se io ti parlo, faccio in modo che quello che c'è tra me e te, che stiamo condividendo in questo momento, diventi nostro. Perché la parola è insegnamento, è la parola in sé che insegna, non il contenuto della parola, che adesso non dovrei fare una sottolezione di semiotica, non è ciò che la parola vuol dire che insegna, o il contenuto dell'insegnamento attraverso la parola, no, proprio la parola. La parola è non un contenuto astratto. L'insegnamento non trasmette una funzione sussidiaria. La parola instaura una comunità dando qualcosa. Già nel fatto in quanto è parola, già nel fatto che è un qualcosa che un altro dà a me, già nel fatto in cui si pone come dono. Mi avvio a concludere. Avere un senso, allora, avere un senso in quanto esseri, avere un senso in quanto soggetti, significa situarsi rispetto a un assoluto. Vi farei notare che l'assoluto in questo caso è con la A piccola, non è alto, è quell'assoluto che in questo momento avete davanti. Cioè avere un senso per me che educo significa trovare un luogo in cui pormi insieme ad un assoluto. Perché l'alterità non può essere riassorbita. Come banale quando dopo un percorso educativo ci si sente tutti uguali. Come se l'alterità non esista più. No, il percorso educativo, anche il più profondo, anche il più intimo, io lo dico anche nella mia vita sacerdotale, anche il rapporto spirituale, per entrare per un attimo solo in un ambito che non è quello del convegno, ma anche nella vita spirituale, il padre, il direttore spirituale, il figlio spirituale possono avere un rapporto anche pluriennale, anche decennale, anche ventennale, ma ci deve essere sempre un'alterità, una distanza, che non è lontananza, che non è distacco, che non è qualcosa di volutamente volgare o di superiorità, non è una distanza verticale, è una distanza orizzontale. Perché avere un senso significa insegnare ed essere insegnati contemporaneamente. Perché io parlo, ma posso anche essere detto da qualcuno e devo lasciare che l'altro mi dica, non mi dica sé, ma mi dica me. Cioè riveli a me aspetti di me che semmai io non conoscevo. E in questo, ripeto, in principio allora è la diversità. Perché l'infinito della responsabilità etica che noi come educatori, e provo a mettermici anche io, non so se riuscirò mai ad essere un vero educatore, ma l'infinito della responsabilità, se diciamo che abbiamo una responsabilità infinita, non potrà mai tradurre una immensità. L'infinito della responsabilità significa che la mia responsabilità va di pari passo con la responsabilità che scelgo di assumermi. Cioè, il mio dovere etico nei confronti dell'altro nel processo educativo si fa sempre più alto nella misura in cui io mi sento sempre più coinvolto.
E quindi a maggior ragione mi lascio coinvolgere dall'altro, devo avvertire nei suoi confronti una responsabilità sempre maggiore. Faccio un paio di salti. E in fondo, e davvero concludo semmai, non vi annoio più oltre, per Levinas è come se noi dovessimo scegliere tra due figure, Ulisse o Abramo. Perché come educatori saremo sempre e comunque posti dinanzi a questa scelta. Ulisse, che sì, si fa le navigazioni, i suoi viaggetti, le sue cose, ma poi cosa desidera più di ogni altra cosa? Tornare a Itaca. Invece Abramo lascia il posto in cui è, va in una terra sconosciuta e non torna più indietro. Perché in fondo la educazione, la scelta di responsabilità, tutto quello che ne consegue è proprio questo. Se io anelo l'altro, se io desidero l'altro, se io voglio l'altro, non posso non partire come Abramo e non tornare indietro. Solo a questo prezzo, secondo me, e chiudo, la vita val bene di essere vissuta. Ah. Grazie, stavo dicendo amen. Bene, ringraziamo il professor Ghiaia per questo bellissimo intervento. Solo in apertura non abbiamo fatto cenno, lo faremo adesso, al suo brillantissimo percorso professionale di formazione, attualmente nella Fondazione Centro per la Vita di Pozzuoli, docente all'Istituto Superiore di Scienze Religiose, ma tra l'altro con riconoscimenti internazionali, e devo dire un discorso, una riflessione di profondità, no? Che ci allontana da una serie di semplificazioni che sono un po' le semplificazioni del nostro tempo, l'insegnamento per come è stato proposto dal collega, una lettura originale, Levinas ci riporta un'idea di profondità su due temi, quello della responsabilità e quella dell'altro, l'occhio dell'altro, che ha l'essenza dell'insegnamento. Bene, grazie, ti ringraziamo per il contributo che hai dato alla riflessione. Allora, adesso la parola al professor Giuseppe Milan. Che cosa dire? Insomma, non ha bisogno di presentazione, uno degli interpreti più forti della pedagogia italiana, un lungo percorso, una scuola importante, e quindi ci attendiamo da lui un intervento, una voce pedagogica su questo tema. A lui la parola per un intervento dal titolo Il limite come sfida nelle relazioni interpersonali e interculturali. Grazie. Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Innanzitutto evidentemente un grazie a questa comunità di Pozzuoli, alla Diocesi, alla Caritas, al Centro Culturale Regina Pacis. Permettetemi naturalmente un grazie particolare, del tutto particolare, a Fausta Sabatano, ma direi che il grazie a Fausta è il grazie a un progetto che ha già una storia, che ha anni di vita, la vita che non ha sicurezze, la vita che è una migrazione. Stiamo parlando di Abramo e di Ulisse che sono nel mezzo del loro viaggio, delle loro migrazioni, delle loro avventure o disavventure, e in questo viaggio c'è qualcuno che sa incontrarti, che sa guardarti, che sa accompagnarti senza pretese, perché si sa che le sicurezze non le abbiamo. Ecco, io credo che questo sia il progetto Integra, e io da quando l'ho conosciuto all'inizio, e ho la fortuna di essere qui ancora, e ho imparato tanto, perché ogni tanto leggo, ho fatto leggere agli studenti La scelta dell'inclusione e la propongo, perché
attraverso questo scavare la realtà difficile, quotidianamente, senza sicurezze, problematizzando, emergono poi quelle idee che noi stessi poi accademici utilizziamo, perché dobbiamo dire umilmente che facciamo tesoro di queste storie, di queste narrazioni, di queste sfide che si vivono quotidianamente. E il nostro è un mestiere intessuto di sfide. Non è un mestiere qualsiasi, è un mestiere in cui la parola professione, che è già stata usata, si riveste del suo significato più intimo e originario. La professione è un professarsi, dal latino profiteri vuol dire riconoscerci davanti a, dichiararci davanti a, essere responsabili perché abbiamo l'appello dell'altro che implica, prevede, prevederebbe la nostra risposta. E allora mi torna utile citare Levinas, grazie delle sue suggestioni. È bello vedere, apro una parentesi, che in un contesto come questo si distillano una serie di parole forti: emozione, identità, comunità, narrazioni, storie, percorsi, e ci sono anche dei riferimenti culturali a pensatori, a volte restano impliciti. Paulo Freire, lei ha parlato esplicitamente di Paulo Freire, anche senza citarlo, perché io educo l'altro, ma in realtà l'educando educa me stesso nel momento stesso in cui io sono educatore, e viceversa, e c'è la relazionalità che è il luogo di questo maieutico, direi io, emergere di quello che siamo e che quello che dovremmo essere. Ecco, allora ci sono queste parole forti che si distillano, ci sono questi pensatori che ci accompagnano, che sono sempre sfidanti. E Levinas dice: sono posto dinanzi a un volto, dinanzi a una nudità umana che è debolezza, appello, bisogno, fragilità, vulnerabilità, ma che possiede una strana, autoritaria, disarmata ma imperativa autorità, che mi interpella in qualità di io responsabile, l'autorità che è l'altro nell'incontrarci. Siamo perciò chiamati, noi educatori in particolare, a questa attenzione speciale, nella consapevolezza che qui, nei contesti interpersonali, sociali, interculturali, nei modi più diversi, si esplica una sfida che non attiene soltanto all'esercizio di tecniche apprese, è già stato detto, si esplica come piuttosto vocazione, chiamata, impegno esistenziale, che chiama in causa la persona, l'educatore, nella pienezza delle sue competenze, delle sue facoltà. È la sfida della relazione educativa autentica, la relazione che integra, la relazione che ci pone di fronte alle situazioni limite che l'altro comporta, per un tempo che dall'inizio alla fine della vita non ammette limiti. Non esistono stagioni o età che siano sottratte di questo compito dell'incontro. La prima grande esperienza del limite nella vita è proprio la nascita, il primo trauma relazionale, la prima sfida relazionale. La nascita getta nel mondo, getta al mondo, è uno strappo doloroso, la prima grande separazione, la madre di tutti i limiti, la madre di tutte le separazioni. La nascita è un salto tra il dentro e il fuori, tra il prima e il dopo. Prima il bambino era dentro, prima l'essere umano era dentro, ora la vita lo espelle, lo manda fuori, extra. Eppure fuori, extra, per lui ora è il genitore, la madre, la figura materna, l'altro. Si impone un distanziamento, un distanziamento, una cesura, un tra, e in quello spazio entra tutto il panico, tutto il disorientamento, la paura della solitudine, dell'abbandono. Quello spazio tra è il luogo dell'angoscia, del bisogno, ma è anche lo spazio possibile dell'intervento educativo. Intervento oltre il disagio, naturalmente, intervento che integra, potrei dire utilizzando i titoli proposti per questo convegno.
Questo deserto primitivo originario della solitudine è il luogo reale, simbolico, premonitore del possibile narcisismo, l'onnipotenza dell'io. Restare soli con se stessi, negando il mondo nella presunzione di poter annullare l'alterità. L'onnipotenza dell'io, cito anche Bertolini. Oppure, in questa fase, può esserci, è il luogo della paura a volte, del ritiro, del nascondimento. Ognuno di noi, tutta la vita, è chiamato ad attraversare questo deserto, senza orizzonti, per davvero nascere, rinascere. Essere sempre nuova nascita. Per decidersi, la relazione educativa può essere decisiva, appunto per aiutarci a deciderci nel nostro viaggio. Già nella prima nascita, nell'originaria ed eterna dialettica disincontro-incontro, abbandono-dono, può intervenire qualcosa di essenziale. Entra in gioco il metodo integra, la vera relazionalità costruttiva pedagogica, che come strumento fondamentale prevede proprio l'arte dell'incontro, l'arte dell'amore concreto. Il genitore, la figura materna, come afferma Erickson, uno dei grandi studiosi delle varie età della vita, la figura materna con il suo sguardo occhio a occhio, con le cerimonie relazionali costituite dagli atti apparentemente ripetitivi e banali che compie con, per il bambino, la bambina, la figura materna può passare dalla condizione di extra, fuori, estraneo, straniero, alla condizione di intra. Varca l'adulto il limite. Nel deserto della possibile spersonalizzazione si muove qualcosa di nuovo e di alternativo, il riconoscimento dell'alterità. Cioè il riconoscimento fondamentale della presenza dell'io e del tu, quindi di questa relazionalità. Lo spazio dell'indifferenziato si qualifica come luogo della relazione. Tra l'io e il tu si innalza questo fronteggiamento, l'essere di fronte a. Si impone proprio il senso del limite che deve abitare questa relazione autentica. C'è l'altro. Questa presenza fatta di amore concreto può riportare il bambino, l'altro, alla vita. Dalla sfiducia di fondo, dal panico esistenziale per l'abbandono percepito, può nascere invece e farsi strada una nuova e vera fiducia, un'altra delle grandi parole che sono già state molto utilizzate. Una nuova energia dell'io che si sedimenta piano piano, ma decisamente se c'è questa presenza attenta e calda. Si muove un evento nuovo, una nuova nascita, con la forza generativa di un tu che abita l'io. La forza, l'energia generativa, viene proprio da questo rovesciamento. Non è più il bambino interno al genitore, ma nasce il genitore interno. Questo tu che viene a installarsi dentro la nuova vita, con la sua orma vitale, con il suo imprinting affettivo relazionale. È questo tu, questo primo tu, che imprime quella fiducia di base, quell'energia speranza che dovrebbe veramente costituirsi come trampolino di lancio per l'esistenza, come base vitale a partire dalla quale l'essere umano, la persona umana, il bambino, questa bambina, quel nome, Albert, può con più energia oltrepassare tanti limiti che si presenteranno, andare incontro all'altro, andare incontro alla vita, per incontrare il mondo, a partire da quella forza interna, da quella presenza. Ha qualcuno che lo accompagna, il pedagogo, dall'etimologia greca, è proprio colui che accompagna il bambino. L'aiuta a superare ostacoli, gli dà sicurezza necessaria per non ritirarsi, per non subire il mondo, per affrontarlo come soggetto. Ecco che fin dai primi passi può verificarsi questo attivo resistere, cioè questo riesistere, resilienza in altro modo, cioè questo continuo nascere e rinascere alla vita, e questo avviene perché il genitore, l'adulto, l'educatore, l'educatrice varca la soglia limite dentro-fuori, extra-intra, stabilendo questa solidità relazionale. Che è generativa, produce energia e vita,
con il suo sguardo presente e profondo dice tu. Tu sei importante per me, tu sei meraviglioso per me. Egli nasce, l'educatore, nasce e rinasce dentro, si fa presenza interna, sicurezza di base, fiducia. Si costituisce la relazione che chiamiamo conferma. Io esisto per te, tu esisti per me. È una strategia relazionale dialogica, che non è soltanto originaria, si esprime come sfida fondamentale lungo tutto lo scorrere dell'esistenza, in ogni ambito umano, perché c'è sempre l'alternativa tra monologo e dialogo, tra solitudine individualistica e ritorno alla relazione dialogica occhio a occhio. Bisogna varcare una soglia, una porta che separa il buio dalla luce, varcare i muri che escludono dall'autentica ospitalità. È la sfida da affrontare per trovare il nostro posto nel mondo, per abitare quel territorio esistenziale, sociale, autentico, dal quale troppo spesso espatriamo o veniamo estromessi. Troppo spesso l'essere umano si trova emarginato, fuori dai margini, escluso, chiuso fuori, spaesato, senza paese, deportato, portato fuori, clandestino, senza la luce del giorno. Clandestino vuol dire senza la luce del giorno. Potrei dire senza casa, senza dimora. Ricordo la bellissima affermazione di Heidegger, per il quale l'uomo è in quanto abita. Essere uomo significa abitare. L'uomo si fa autentico, si realizza nell'abitare. Non è tanto l'abitare la casa fisica, essere in un contesto in cui si ritrova, avere il senso della dimora. E ricordo che un altro pensatore originario, originale e profetico, Martin Buber, pure citato, denunciava l'orfanezza esistenziale di chi vive la triste condizione dell'essere senza dimora. Cito Buber, viviamo un'epoca senza casa, sperduti in aperta campagna, non abbiamo neppure una tenda e quattro picchetti per piantarne una, siamo senza dimora. Spaesati e sconcertati, ci stiamo allontanando dall'Eden, siamo senza giardino. A volte non ce ne rendiamo conto, non abbiamo neppure la minima nostalgia del giardino perduto. In realtà, Buber afferma anche costruttivamente una pars, appunto, construens. Dice che la dimora può essere raggiunta e abitata. L'autentica relazione, la dimora da recuperare è proprio il dialogo. Per Martin Buber la dimora esistenziale autentica è proprio la relazionalità in cui noi possiamo trovarci ed è lì che si attua l'esperienza dell'educazione, all'interno di questa dinamica relazionalità. Il dialogo che si sviluppa nella circolarità della relazione io, tu, noi, mondo, perché non è solo per Buber l'io, tu, ma l'io, tu si apre con questa metodologia del dialogo all'incontro con il mondo, con l'altro da sé, con il terzo che sempre è il superamento, il guardarci al di là del nostro limite, del nostro confine, perché noi stessi sempre, anche come famiglia, anche come comunità, siamo chiamati ad essere dialogo con l'altro da noi. Rifacendomi all'idea già espressa del genitore interno, dell'altro interno, credo che l'affermazione di Heidegger, l'uomo esiste in quanto abita, possa essere arricchita anche dalla seguente. L'uomo abita in quanto è abitato. Torno all'idea di prima. L'uomo può essere, l'essere umano può essere un abitante abitato. Abitato proprio dalla relazione autentica, dall'altro che non resta limitato, confinato all'extra, ma che senza perdere nulla della sua alterità, della sua incommensurabile distanza, può farsi ospite interno, tu interno. L'uomo non può rintanarsi, non può cementarsi nel bunker dell'autodifesa, dell'autosufficienza. La dimora antropologica non è una tana, né sotterranea né di superficie. Quando l'essere umano, uscendo dalla sua sterilità passiva, varca la soglia dell'autoprotezione, si sconfina, si fa prossimo e si fa abitare dalla prossimità, allora comincia a plasmare e a dipingere il mondo. Anche sul grigio esterno di luoghi
antropologicamente deserti o cementati, pensiamo ai non luoghi di Marc Auger, tante periferie, tanti spazi di spersonalizzazione, anche lì possono prevalere esperienze che colorano, illuminano il mondo. Bisogna comunque rendersi conto che il segreto che dà pieno autentico senso alla casa e mette in evidenza l'intenzionalità del suo abitante è proprio il limite, la soglia che include o esclude. Abbiamo sempre a che fare con questo spazio di accesso bilaterale, con il limite e con la funzione che gli attribuiamo. Quale funzione? Limite muro, limite specchio, limite porta. Indubbiamente c'è il limite muro, quello per cui l'altro è fuori, extra, lontano, nemico. Riguarda tutti gli strumenti di separazione, di interdizione che innalziamo nella nostra urbanistica esistenziale, sociale, culturale, quando diventiamo vittime di quella che Flasti definisce building paranoia, la paranoia delle costruzioni che separano, che chiudono, che interdicono. I muri, che conosciamo molto bene, che sono molto spesso fisici, ma sono molto spesso culturali, affettivi, psicologici. È il limite muro che tante volte racchiude il nostro io, ma anche i nostri gruppi, le nostre identità culturali, religiose, in recinti ermetici, in zone impermeabili. Le asfittiche residenze del settarismo. Ci rintaniamo in loculi iperprotettivi, murati in spazi che comunque sono disumanizzanti. Una bellissima pagina di Nietzsche, in Così parlò Zarathustra, cito testualmente. Egli, Zarathustra, voleva venire a sapere che cosa fosse avvenuto nel frattempo dell'uomo, se fosse diventato più grande e più piccolo, o più piccolo. Una volta, al vedere una fila di case nuove, Zarathustra camminando sulle alture della città, disse pieno di meraviglia, che mai significano queste case? In verità non fu certamente un'anima grande a erigerle a sua immagine. Un bimbo stupido le ha tirate fuori dalle scatole dei suoi balocchi, magari un altro bimbo le rimettesse nella sua scatola. E queste camere e stanzette, possono uomini entrarne e uscirne? E Zarathustra si fermò meditabondo e infine disse turbato, tutto è diventato più piccolo. Nietzsche lancia allora la radicale questione antropologica. L'uomo diventa più grande o si rimpicciolisce in misure che non gli competono? Allude, Nietzsche, alla necessità di sconfinarci, di essere protagonisti dell'oltre, soggetti di oltrepassamento di sé. Esiste anche certamente il limite specchio, dove cerchiamo perfettamente noi stessi. Cerchiamo la piena condivisione, la piena trasparenza, cerchiamo il sosia, l'identico, il pensiero unico e compagnia bella, lo sappiamo.